Oggi ho il piacere di conversare con il dottor Angelo Silvestri, medico psichiatra, psicoterapeuta gruppale, direttore della rivista Gruppi, docente della scuola Coirax, sede di Padova. Buongiorno, dottor Silvestri. Buongiorno. Ci potrebbe spiegare qual è il senso di una rivista scientifica specificamente dedicata all'area dei gruppi? Ci posso provare. Non penso sia una cosa semplice. In Italia ci sono molte riviste dedicate ai gruppi che hanno però scarsa diffusione. La Coirag ha fra i suoi compiti istituzionali quello di promuovere la cultura gruppale, la ricerca sui gruppi e la formazione. E in questa prospettiva una rivista che sia di respiro nazionale e possibilmente internazionale, che risponda a rigorosi requisiti per poter essere riconosciuta come rivista scientifica e quindi che possa essere letta, presa seriamente in considerazione da tutti i soggetti che si occupano dell'area, delle professioni che utilizzano il gruppo come strumento di lavoro. Una rivista del genere rappresenta uno spazio di incontro, di conoscenza, di confronto fra tutti questi operatori e in questo senso penso sia uno degli strumenti di cui la Coirag si è voluta dotare proprio per rispondere al mandato istituzionale che la caratterizza. Mi sembra dunque di capire che la rivista dovrebbe operare un po' come trade union tra tutti i professionisti del settore appunto della psicoterapia di gruppo in Italia, possibilmente ampliando, diciamo, lo sguardo anche oltre i confini nazionali. Sì, assolutamente. Bisogna tenere presente che ci sono professionalità diverse che utilizzano il gruppo come strumento di lavoro, che lo utilizzano da un punto di vista clinico, che lo utilizzano per fare ricerca, che lo utilizzano per fare formazione, sia nell'ambito della psicoterapia, sia in altri ambiti. Tutti questi soggetti credo che possano avere un grande vantaggio dal confrontarsi e dallo scambiare conoscenze e informazioni sulle loro pratiche. In particolare, in questo momento, ma è un impegno che nella rivista sentiamo come molto forte, molto importante anche per il futuro, cerchiamo di fare uno sforzo per costruire un ponte fra i clinici e i ricercatori, perché pensiamo che la clinica possa avere un grande beneficio dall'incontro con la ricerca empirica in particolare, ma che anche la ricerca empirica possa avere uno stimolo e un aiuto da parte della clinica. In merito a quello che lei ci ha appena spiegato, dottor Silvestri, in che modo, a suo giudizio, un'editoria scientifica può promuovere una cultura della ricerca empirica, sia nella fase in cui i giovani psicoterapeuti vengono formati, sia nel momento in cui, già entrati nel mondo del lavoro, sentono comunque la necessità di rimanere inseriti in un processo di costante formazione e aggiornamento? Questa è una questione che mi sta particolarmente a cuore, perché spesso le riviste scientifiche finiscono per essere utilizzate solo da pochi cultori del campo e finiscono per funzionare come degli archivi dove vengono depositate le ricerche, le riflessioni.
Personalmente penso che una rivista scientifica debba cercare di essere uno strumento più vivo e più interlocutorio, perché la consuetudine, la familiarità con la lettura degli articoli, dei saggi che riprendono i dati della ricerca e della clinica, può e secondo me dovrebbe costituire uno dei pilastri portanti della formazione e dell'aggiornamento di qualsiasi psicoterapeuta e di quello gruppale in particolare. Guardi, nel 2005, quindi 14 anni fa, l'Associazione degli psicologi americani ha costituito una task force che ha delineato i principi guida relativamente all'utilizzo della, diciamo, della pratica psicoterapeutica basata sulle evidenze. E nel rapporto finale di questa commissione vengono riportati quelli che si ritiene siano come dire, le qualità, o sì, le qualità possiamo dire, importanti per un buon psicoterapeuta. E fra le altre cose, naturalmente c'è una formazione di base importante, ma fra le altre cose viene indicata la capacità di utilizzare criticamente nel proprio lavoro le acquisizioni che gradualmente vengono proposte, raccolte dalla ricerca clinica e dalla ricerca empirica. Ne esce un profilo di uno psicoterapeuta che non è chiuso nel suo studio o nel suo servizio, ma che è costantemente in dialogo con il resto del mondo professionale. E personalmente penso che acquisire familiarità con lo scrivere e con leggere la letteratura scientifica sia uno degli elementi importanti nella formazione dei giovani psicoterapeuti, in modo che poi possano, nel corso della loro vita professionale, continuare a sviluppare questa, mantenere e sviluppare questa attitudine. Penso anche che si impara a leggere bene la letteratura scientifica provando a scrivere, imparando a scrivere, perché è solo facendo che si capisce davvero come funziona e quali sono le caratteristiche di quello che poi si va a leggere. In questa prospettiva la rivista Gruppi sta cercando di sviluppare delle sinergie con la scuola della COIRAG per offrire agli allievi della scuola la possibilità di esercitarsi a leggere e a scrivere letteratura scientifica. E quindi una possibilità offerta agli allievi di sviluppare non soltanto un linguaggio per quello che sarà la loro professione futura, ma anche un linguaggio comune con i colleghi in Italia e all'estero per poter dialogare, confrontarsi e crescere insieme nell'ambito proprio della loro specifica professione. Senza dubbio. Dottor Silvestri, molte grazie, buon lavoro, molti auguri per la sua rivista, arrivederci. Grazie anche a lei.